Non se ne sente parlare quasi per niente, al punto che potremmo anche pensare che quest'anno non sarà un problema. Sto parlando della siccità e dell'emergenza idrica. Non è così, anzi, la situazione al momento sembra persino peggiore dello scorso anno, solo che ancora non sono scattati gli allarmi. E allora parliamone, osservando la situazione dei principali fiumi italiani, ma dando anche uno sguardo al Kenya, che al momento è colpito da una siccità drammatica. Parliamo anche di un enorme iceberg che si è staccato dall'Antartide, della legge dell'amministrazione Biden per proteggere la foresta di Tongass, delle proteste in Iran che sembrano essersi spente, della situazione in Perù e dell'udienza della Cassazione sul caso Cospito. Reggetevi forte, sono un bel po' di notizie. Partiamo. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 27 gennaio 2023 e questa è la mia rassegna, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Di recente ha piovuto, ha fatto anche un po' di neve, è venuto il freddo, insomma, sembra che l'inverno sia finalmente tornato a fare l'inverno. E allora, che diamine c'entra oggi? Cioè, perché dobbiamo proprio parlare di siccità? C'è davvero un'emergenza siccità? C'è un rischio siccità per la primavera e l'estate a venire? A quanto pare, sì. Il problema della siccità nel nostro paese rimane e purtroppo alcune avvisaglie mostrano una situazione persino peggiore di quella dello scorso anno. Rosita Cipolla su Green Me descrive così la situazione attuale. Non sono bastate le piogge e l'arrivo della neve nelle ultime settimane per combattere la piaga della siccità che continua ad affliggere l'Italia settentrionale. In pieno inverno l'Italia è ancora alle prese con la crisi idrica. A destare grande preoccupazione è innanzitutto il Piemonte, dove sono diminuiti i livelli di tutti i corsi d'acqua. Paradigma di questa grave sofferenza è indubbiamente il Po, che si trova a vivere un'agonia senza fine da ormai 2 anni. L'ex grande fiume ha attualmente una portata inferiore a quella dello scorso anno. A Torino questo deficit si attesta attorno al 50%, ma in altre stazioni di rilevamento supera addirittura l'80%, prolungando tale condizione anche in Lombardia ed Emilia-Romagna, dove a Piacenza registra nuovi minimi storici, fa sapere l'osservatorio ANBI, Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque e Rigue. Questa situazione ovviamente ha delle ripercussioni immediate sull'agricoltura, ma ancora di più preoccupa e desta molta preoccupazione in vista della primavera e dell'estate. Ma quindi cosa possiamo fare per migliorare o perlomeno tamponare la situazione? Alcune soluzioni le suggerisce sempre a Green Me Massimo Gargano, che è direttore generale di ANBI. Dice un efficientamento delle reti di irrigazione esistente e un aumento della capacità di stoccare acqua quando arriva per distribuirla quando serve sono due delle prime azioni che si possono fare. Il suo riferimento non è solo alla possibilità dei singoli agricoltori di dotarsi di cisterne e sistemi di stoccaggio dell'acqua piovana, cosa comunque molto utile, ma anche al cosiddetto piano laghetti, un piano pubblico che prevede di costruire circa 10.000 laghetti, insomma piccoli invasi, invasi medio e piccoli, per trattenere l'acqua e poi redistribuirla appunto quando viene a mancare. Il presidente del consorzio di bonifica di Piacenza, Luigi Bisi, invece ha raccomandato alle imprese agricole la massima prudenza nella programmazione dei piani colturali, soprattutto se sprovviste di fonti alternative come pozzi o vaschi aziendali. Il problema, allargando un po' il campo, non è nemmeno solo del Po. Anche il fiume Adige, il secondo più lungo d'Italia, ristagna a livelli più bassi dell'anno scorso in Veneto. E nonostante la neve caduta, una situazione analoga è quella che riguarda l'Adda, che invece bagna la Lombardia. Non si registrava un livello così basso da anni, compreso il 2017, che fu all'insegna di una pesantissima siccità. A soffrire per la siccità sono anche diversi laghi, continua l'articolo, i cui livelli permangono abbondantemente sotto la media, seppure il Verbano superi per la prima volta dopo molti mesi lo zero idrometrico. Il volume di acqua del lago di Garda è addirittura dimezzato rispetto allo scorso anno. Insomma, non per fare allarmismo, ma il rischio è di svegliarci nuovamente a marzo-aprile nel panico per la siccità, con la produzione alimentare insufficiente, costretti ad aprire la porta al mercato, magari a colture che arrivano dalle altre parti del mondo, magari agli OGM, perché non abbiamo abbastanza produzione alimentare in Italia.
Non c'è una soluzione semplice, ma prendendo il problema per tempo, magari qualcosa si può fare. Si può cercare di costruire sistemi per trattenere meglio l'acqua, efficientare la rete e così via. I giornali di sicuro se ne accorgeranno fra qualche mese, noi però intanto iniziamo a prepararci, soprattutto se ci si occupa di agricoltura, ma non solo. È un discorso anche generale, stiamo attenti ad esempio ai consumi di acqua, sia diretta che indiretta, quella ad esempio contenuta nel cibo che mangiamo e così via. Poi a monte c'è sempre il solito discorso che per quanto si possa programmare, adattarci a consumare meno acqua, ottimizzare tutto il flusso di acqua, eccetera, cosa assolutamente necessaria, se al tempo stesso, la crisi climatica continua a battere colpi così pesanti e quindi noi non ci muoviamo immediatamente per contrastarla, smettendo di bruciare qualsiasi cosa, idrocarburi in primis. Arriverà il punto inevitabile in cui non riusciremo più ad adattarci. Anche queste misure, anche prese per tempo, non avranno più l'effetto sperato. E sarà il momento in cui l'acqua sarà effettivamente troppo poca per tutti, anche per coprire i bisogni essenziali. Dobbiamo evitare che arrivi quel momento, ovviamente, se vogliamo come specie continuare a abitare in maniera più o meno confortevole questo pianeta. Ora, la siccità, come potete immaginare, non è esattamente un fenomeno solo italiano, anzi l'Italia non è storicamente neanche fra i paesi più colpiti in assoluto dalla siccità. Vi leggo dal sito di Nigrizia quello che sta succedendo in Kenya. Più di 1,5 milioni di bambini hanno abbandonato la scuola negli ultimi mesi nel nord-est del Kenya, nelle zone colpite dalla siccità che persiste dallo scorso marzo. Denunciarlo è l'ONG Save the Children, che racconta che le scuole non riescono a fornire agli studenti acqua potabile e cibo, per molti spesso l'unico pasto della giornata. Il rientro nelle aule questa settimana è segnato da un tasso di assenteismo record, con dozzine di scuole che non riapriranno per mancanza di alunni. Le fasce più colpite sono quelle della popolazione che vivono esclusivamente del proprio bestiame, le cui mandrie sono state decimate dalla mancanza di pascoli e di acqua. Centinaia di famiglie sono costrette a spostarsi alla ricerca di altri mezzi di sostentamento e a migrare sempre più lontano, con i bambini al seguito. Una situazione che pare destinata a peggiorare ulteriormente, spiega Lucy Tenegai, specialista di educazione di Save the Children. Ci sarà un numero ancora maggiore di bambini che non torneranno a scuola in questo primo trimestre del 2023, anche perché le famiglie che perdono i mezzi di sussistenza non sono più in grado di pagare l'istruzione dei propri figli. A settembre 2022, vi do un altro po' di dati, l'UNICEF parlava di 3,6 milioni di bambini e bambine a rischio di abbandono scolastico a causa della siccità nel Corno d'Africa, previsioni poi confermate a dicembre anche da Save the Children. Un fenomeno che in Kenya sta colpendo 4,35 milioni di persone in 23 delle 47 contee e che sta peggiorando in 20 delle 23 contee aride e semiaride. L'articolo cita diversi altri dati, non ve li dico tutti, anche perché poi il nostro cervello dopo un po' smette di seguire tutti questi numeri. Il sunto è che la situazione, insomma, ci sono luoghi dove la situazione siccità e non solo è molto più drammatica che da noi. Questo ovviamente non dobbiamo mai scordarcelo. Insomma, anche se la nostra percezione in questo istante non ci manda segnali di allarme, la nostra parte razionale deve sapere che il problema della siccità e dell'emergenza idrica esiste, rimane in Italia e nel mondo. E che, scusate se la metto giù un po' brutale, a volte però sento il bisogno di farlo. Se non ce ne occupiamo adesso, sarà lui probabilmente a occuparsi di noi, fra non molto. Restando in tema climatico, segnalo anche che c'è stata la rottura di un enorme iceberg di 1550 km quadrati, vuol dire una dimensione, una superficie più grande di Roma, grande più o meno come la metà della Valle d'Aosta, per intenderci, anche qui. I numeri messi da soli, se non li paragoniamo a qualcosa che il nostro cervello è in grado più o meno di identificare, non ci dicono molto. Però ecco, parliamo di queste dimensioni qua, che si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt in Antartide. Il distacco è stato reso noto in realtà qualche giorno fa, il 22 gennaio, dal British Antarctic Survey, ma la notizia di ieri, riportata da Green Report e da altri giornali, è che la frattura è stata talmente forte, talmente violenta, talmente grossa, che è stata misurata anche dai sismografi in Argentina a 400 km di distanza.
Una bella notizia è invece quella che ci arriva dagli Stati Uniti, dove l'amministrazione Biden ha stralciato l'Alaska Roadless Rule e di fatto ha blindato la Tongass National Forest, che è considerato il polmone verde degli Stati Uniti, da possibili deforestazioni e scempi ambientali. Vediamo cosa è successo più nello specifico. L'Alaska Roadless Rule, spiega un articolo su rinnovabili.it, era una legge approvata sotto la presidenza Trump nell'ottobre 2020. Era stato un enorme favore a pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 2020 all'industria mineraria, petrolifera e del legno da parte dell'allora inquilino della Casa Bianca. Quella misura creava un'eccezione per l'Alaska. Lo Stato non avrebbe più dovuto attenersi a un regolamento del 2001 che bloccava la costruzione di nuove strade e l'approvvigionamento di legname in determinate aree, fra cui appunto la foresta di Tongass. Aprire alle strade sarebbe stato, secondo molti analisti, il primo passo, il primo pezzetto per un successivo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, che, come spesso succede in questo tipo di foreste, sono molto ricche. Non c'era la sicurezza, ma molti ambientalisti, molti analisti temevano che appunto sarebbe successo esattamente questo. Con la decisione del Dipartimento dell'Agricoltura americano di l'altro ieri, invece, si completa ufficialmente l'iter burocratico per cui la foresta di Tongass torna a essere del tutto off limits. Non si potranno costruire strade né fare ulteriori esplorazioni di nessun tipo. La foresta di Tongass non è molto conosciuta, se la paragoniamo alle grandi foreste del mondo, ma rappresenta quello che viene considerato il polmone del Nord America. Si trova in Alaska, nella parte sud-occidentale dell'Alaska, e si estende per 67.500 km². Di nuovo, numeri, oggi ne citiamo un po'. Però 67.500 km² sono una superficie più o meno come quella dell'Irlanda intera. E secondo uno studio è fra le foreste con la più alta densità di carbonio del pianeta, significa che riesce a sequestrare una quantità enorme di anidride carbonica all'atmosfera e se fosse disboscata o messa in pericolo, parte di quella CO2 che è stoccata all'interno della foresta tornerebbe in circolazione con danni enormi alla già abbastanza fragile stabilità climatica. Inoltre è uno scrigno di biodiversità ed è l'habitat principale di tantissime, o a volte anche esclusivo, di tantissime specie vegetali e animali, fra cui molte rare o anche considerate a rischio. Insomma, il fatto che la sua integrità non sia più a rischio è certamente un'ottima notizia. Cambiamo argomento e da questioni ambientali ci spostiamo su tematiche più sociali. Torniamo a parlare delle proteste in Iran, che in questi giorni sembrano essersi affievolite al punto che secondo alcuni possono persino dichiararsi terminate, mentre secondo altri analisti la situazione di parziale quiete potrebbe essere solo temporanea. Vediamo meglio cosa sta succedendo. Vi leggo la descrizione che fa della situazione a Allegra Wirmer su Caffè Geopolitico. In un articolo molto ben fatto che ricapitola un po' anche tutto l'andamento delle proteste. Ve ne leggo alcuni stralci un po' lunghi, diciamo, ma mi sembra interessante ricostruire la situazione. A 4 mesi dal suo inizio, il movimento di protesta che ha infiammato l'Iran sembra essersi acquietato. Il numero di manifestazioni e di partecipanti si è ridotto con proteste più sporadiche e per lo più localizzate nei campus universitari e nel sud-est del paese. Conscio del pericolo di un popolo unito dalla sensazione di non avere più nulla da perdere, il regime ha impiegato ogni mezzo a sua disposizione per arginare il movimento Donna, Pace, Libertà. Le autorità hanno limitato l'accesso a internet e alle piattaforme social e attuato una campagna di repressione violenta, arresti, condanne a lunghe pene detentive e persino a morte. Le stime compilate da ONG locali parlano di oltre 500 persone uccise durante le proteste, più di 19.200 arrestate e almeno 16 giustiziate in seguito a processi farsa. La risposta più brutale alle manifestazioni si registra nelle regioni abitate dalle minoranze etniche curde, azere, arabe e baluchi, storicamente discriminate e ostili al regime. Nonostante l'apparente successo della campagna, si tratta di una vittoria temporanea per il regime. Il movimento si sta riorganizzando in gruppi militari più strutturati e alleati fra di loro. Un esempio significativo sono le associazioni locali giovanili, i cosiddetti Youth Neighborhood Groups, che hanno supportato l'organizzazione delle proteste negli scorsi mesi. L'articolo poi prosegue spiegando come a dicembre questi gruppi abbiano lanciato un'alleanza centralizzata, la United Youth Alliance, il cui manifesto inneggia a una rivoluzione basata su principi democratici e di Stato laico. Si
Se saranno in grado di consolidare la loro struttura e supportare dialogo e cooperazione continua fra le organizzazioni politiche, continua la giornalista, assieme ai sindacati e agli attivisti in Iran e all'estero, il potenziale di destabilizzazione emanato da questi gruppi potrà rappresentare una minaccia importante per il regime. L'articolo spiega anche un aspetto interessante, dice che da un lato queste grosse proteste hanno reso impossibile per i governi degli altri paesi, della comunità internazionale, ignorarle e ignorare la questione iraniana, ma che dall'altro le misure prese, che sono soprattutto misure, così generiche, spesso simboliche, non sono state finora in grado di fornire un supporto concreto alle manifestazioni. E anzi, acuendo l'isolamento internazionale dell'Iran e peggiorandone l'economia, ad esempio con l'aumento delle varie sanzioni, hanno da un lato spinto il regime a consolidare i propri legami con la Russia e altri attori, diciamo in questo momento non esattamente ben visti dalla comunità internazionale, e dall'altro hanno influito più sulle condizioni della popolazione che poi sulla stabilità del regime stesso. Cosa può succedere adesso? Secondo la giornalista, il paese oggi è ancora più fragile e più isolato, più che in altri periodi di sollevazioni popolari, come il Movimento Verde nel 2009 o le proteste del 2019, la Repubblica Islamica ha perso di legittimità ideologica. Inoltre, al governo Raisi, eletto senza seria competizione e con un'affluenza alle urne ai minimi storici, manca l'appoggio dei cittadini. Questo è dovuto in gran parte alla percezione che le condizioni nel paese non facciano che peggiorare, mentre le autorità sono restie o incapaci di proporre soluzioni ai problemi che affliggono l'Iran. Le violenze contro i manifestanti e le esecuzioni di carattere politico spingono i dissidenti alla cautela e a operare in segreto, ma non ne estinguono la rabbia, anzi, la presa di coscienza politica collettiva innescata dalle proteste, soprattutto dalla generazione più giovane, non può essere annullata con la repressione. Se il regime rifiuta di aprirsi al dialogo con i propri cittadini, nemmeno simbolicamente, e senza che lo scontento popolare possa incanalarsi in un'alternativa politica nel sistema attuale, è probabile che gli eventi degli ultimi mesi non chiuderanno il capitolo delle proteste popolari in Iran. Questa è la chiusa dell'articolo che vi dicevo ho trovato molto interessante, riassume molto bene quello che sta succedendo, ma se non siete ancora sazi, volete sapere ancora meglio cosa è successo e cosa sta succedendo in Iran, io vi ricordo che c'è una puntata molto lunga, molto approfondita, di circa un'ora e mezzo di Io non mi rassegno più, proprio sul tema dell'Iran, delle proteste in Iran, come sono nate, come si sono evolute, ma anche più in generale di come funziona lo Stato, il rapporto fra entità laiche, entità religiose, e è una finestra su questo paese che conosciamo abbastanza poco. È una puntata di Io non mi rassegno più. La trovate sotto fonti e articoli sulla pagina rassegna stampa italicambio.org, come tutti gli articoli e le cose che cito in questa rassegna. Tuttavia, vi ricordo che è solo per abbonati, quindi se la volete ascoltare dovete abbonarvi o hackerare il nostro sito, non lo so, ma penso che vi costi meno abbonarvi che hackerare il sito, visto che costa 50 euro all'anno. Visto che ci siamo, facciamo anche un rapido aggiornamento sulla situazione in Perù. Stavolta però non ve ne parlo io direttamente, ma mi affido alle parole di una persona che conosce molto bene, molto da vicino questo paese, perché ci ha lavorato e ci lavora con la sua organizzazione. Sto parlando di Flaviano Bianchini, fondatore di Source International, un'organizzazione che raccoglie dati contro lo sfruttamento da parte di multinazionali minerarie e fornisce alle comunità locali strumenti utili per difendere i propri diritti. Flaviano Bianchini ci racconta appunto quello che sta succedendo proprio in questi giorni nel paese. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato del cosiddetto tentativo di colpo di Stato, dei retroscena di questo tentativo di colpo di Stato, che poi forse non è stato esattamente un colpo di Stato, delle proteste enormi che si sono scaturite nel paese. Se non avete visto le puntate a cui mi riferisco, andatevele a recuperare, ma intanto sentiamo che cosa sta succedendo dal punto di vista di Flaviano Bianchini. Quello che sta succedendo sostanzialmente, vabbè, hanno un sistema, allora, diciamo, in origine c'è una politica in Perù assurda, cioè al di là di quello che succede in questi giorni, che è un po' più violento del solito e di conseguenza, diciamo, prende di più notizie, ma io in 12 anni che seguo il progetto di Serra del Pasco mi sono incontrato con 18, 19 ora ministri della salute, e ministri, cioè, Tipo ogni 6 l'Italia. mesi cambia ministro, cioè peggio.
Cioè, ogni 6 mesi cambia ministro tutti gli ex presidenti del Perù, tutti, tutti quelli in vita, credo tranne uno che però è stato presidente negli anni 90, sono tutti in galera. O è che chi arriva dopo diventa subito e perseguita tutti quelli prima, o sono tutti ipercorrotti, cioè non si capisce poi chi, cioè diventa una cosa complessa. In più hanno questo sistema elettorale col doppio turno alla francese, per cui 9 volte su 10 il presidente non ha la maggioranza in Parlamento. Che in un paese con una struttura democratica, una storia democratica, una cultura democratica come la Francia va ancora bene, in Perù non funziona. Quindi il presidente eletto dopo un anno che stava lì e non, di fatto non riusciva a far nulla, il congresso era tutto contro di lui, poi questa volta le elezioni sono state molto polarizzate perché erano tipo 5-6 candidati al primo turno, di cui praticamente al ballottaggio sono andati quello più di estrema sinistra e quello più di estrema destra. E poi, insomma, praticamente mentre il congresso lo stava per mettere sotto stato di accusa, lui ha sciolto il congresso, ha fatto un tentato autogol che è durato 2 ore, poi l'hanno arrestato e gli hanno piazzato su la vicepresidente, che invece era di destra, di estrema, tra l'altro. E quindi, niente, ora sono iniziate tutta questa serie di proteste e lì purtroppo, diciamo, la divisione in realtà è ancora più complessa di così, perché di fatto se tu guardi la mappa delle elezioni, lui ha preso tutti i voti nelle zone rurali indigene, soprattutto nel sud, e la destra ha preso tutti i voti nelle città, e quindi in realtà lo scontro è quello di 500 anni, cioè contadini, poveri, indigeni delle zone rurali contro l'elite bianche, cittadine, cioè potresti riconoscere chi ha votato chi dal colore della pelle in 9 casi su 10, e quindi questo è uno scontro che, insomma, che va un po' oltre anche, diciamo, al semplice scontro politico. È proprio chiaramente ora ho visto che, insomma, questa situazione di caos non sta beneficiando a nessuno. I gruppi di potere che controllano Perù cominciano a non essere proprio contenti. Le strade chiuse fanno sì che le compagnie minerarie non riescano a esportare i loro prodotti. Per ora, comunque, le compagnie minerarie stanno lavorando. Considera che il Perù, tipo il 60% della valuta estera è generata dalle imprese minerarie. Quindi, insomma, se queste cominciano a dire che devono riaprire le strade, fanno in modo di farsi riaprire le strade. Certo. E infatti, guarda, è proprio questi giorni che, non so se hai notato, se hai letto, insomma, che comunque sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti stanno cominciando un po' a voltare le spalle sull'Unione Europea con un comunicato anche molto forte. Stati Uniti un po' meno, ma insomma anche loro cominciano a dire: beh, mettetevi d'accordo perché noi dobbiamo fare business. Questo audio, questo contributo che avete appena ascoltato è fra l'altro un estratto di un'intervista molto più ampia realizzata da Daniel Tarozzi, nostro direttore responsabile, che troverete a breve pubblicata su Italia che Cambia. Intanto però se siete curiosi di conoscere quello che fanno Flaviana Bianchini e Source International, vi lascio un altro articolo che pubblicammo su Italia che Cambia tempo fa, sempre a firma di Daniel Tarozzi, e che spiega un po' il lavoro di questa organizzazione, che fa un lavoro davvero incredibile, quindi vi consiglio vivamente di andarvelo a leggere. In chiusura, e molto brevemente, facciamo un piccolo aggiornamento sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito in sciopero della fame da circa 90 giorni per protestare contro le misure di carcere duro impostegli dalla giustizia italiana. Ne abbiamo parlato anche ieri, per cui se non sapete di cosa sto parlando, andate a recuperarvi la puntata, anzi le puntate, sono più di una. La novità è che, come spiega Frank Cimini su Pressenza, la Cassazione ha fissato al 20 aprile prossimo l'udienza in cui sarà discusso il ricorso presentato dalla difesa, contro il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato l'applicazione del regime di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis del regolamento penitenziario. È una frase un po' contorta, mi rendo conto, ve la ridico in maniera più semplice. Il Tribunale di Sorveglianza ha detto che Cospito deve fare il carcere duro, quello regolamentato dal 41 bis. Cospito ha fatto ricorso presso la Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha fissato l'udienza fra 3 mesi, il 20 aprile. Fra 3 mesi, che vuol dire? Vuol dire che si tratta di un termine di tempo lunghissimo per Cospito, che è in sciopero della fame da oltre 90 giorni e ha già perso 42 kg. Le sue condizioni non sono pubbliche, ma insomma, da quello che traspare, c'è molta preoccupazione che sia addirittura in pericolo di vita. E di sicuro, visto che lui ha detto che non è intenzionato a fermare il suo sciopero della fame finché questa cosa non sarà revocata, di sicuro non può aspettare 3 mesi. Quindi questa decisione di appunto prendere la decisione fra 3 mesi, a meno che Cospito non cambi idea, a meno che la Corte di Cassazione non cambi data, potrebbe equivalere anche a una condanna a morte. Va bene, piccola informazione di servizio. Sono
è un periodo in cui siamo, molti di noi sono in giro a fare cose, come piace fare a noi l'Italia che cambia cose, per cui la prossima settimana sarà una settimana un po' atipica perché il lunedì non ci sarà la puntata di Non mi rassegno, il martedì ci sarà e la condurrà il mio collega, nonché nostro caporedattore Francesco Bevilacqua, il mercoledì non lo so, di sicuro dal giovedì torneranno a essere normalmente online le puntate, quindi giovedì e venerdì saranno regolarmente online. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a quando ci rivediamo con una nuova puntata di Non me la segno, sempre a partire dalle 8 sui canali di YouTube, Spreaker e Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa del cambia.org. State bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.